Esatto, basta. Vediamo che stiamo aprendo un po' di scatoli. È l'angolo del tè più bello del mondo perché è appena partito. Allora, questo è il salotto. Come potete vedere, questa è l'entrata. Entrata a porta arancione. I faretti. Entriamo nella casa, a destra di fronte questa è la cucina e l'allestimento, il frigorifero, il fornetto, la S di San Potito, contorni verdi, la luce, bambolina porta borse, poi abbiamo il biliardino, poi c'è il mio amore che mi chiama. C'è una brutta notizia per te. La tavoletta del cesso è troppo corta. No, 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 perché quella si allunga. Come si sono allunga? Universali questi. Ma si allunga se devo girare queste qua? No, questo va più lontano, ha detto. Ha detto che era universale proprio per questo. Sembra, ma non. In realtà no, perché. Già questo era... l'hai montato tu? No, no, l'ho già montato. Quello è così. Io ho già provato a metterlo più dentro, più qua, ed è più stretto ancora, però non ci arriva. L'unica cosa che posso fare è farlo montare al contrario, girare così, però non so se si rompono le cerniere. Poi no, non penso l'altro. Questo è il nostro bagnetto blu, il bagnetto è un po' così. Poi la parte più bella è ovviamente, aspettate, spengo così lo vedete meglio. E Bruco! Questa è Kia che ci dà una mano. Ciao, è venuta a darci una mano. Questa è la nostra stanza da letto futura. E questo è lo studio dello scrittore. Tutto rossa. Lo scrittore che è finito ad acconciare la tavoletta del cesso. Questi sono tutti parte dei suoi libri. Lei è lo scrittore sempre. Che ha giusto il cesso. E mo vi faccio vedere. È una metafora dello scrittore della postura. E questa è proprio la paura del cortile. Questo è il cortile. Che simile. Che rispetto proprio. Questa è Rossella Raggi. Ah, queste le tisaniere. Che ad Angelo non sono piaciute. Adesso vi faccio vedere quest'altra parte dal salotto.